Michael Ross, condannato a morte nel Connecticut, ci racconta la sua esperienza nel braccio della morte. Non chiede attenuanti per i molti delitti commessi, né riconosce la gravità. Chiede perdono e cerca il riscatto per dare un senso agli anni che gli rimangono. Mi chiamo Michael Ross. Sono uno dei prigionieri del braccio della morte del Connecticut. Quando qui la gente pensa a un recluso del braccio della morte, la maggior parte è a me che pensa. Io sono il peggiore fra i peggiori, uno che ha violentato e ucciso 8 donne. Ne ha aggredite molte altre, ne ha avvicinate e terrorizzate ancor di più. Quando verrò giustiziato, la gran parte degli abitanti di questo stato festeggerà la mia morte. Talvolta chiudo gli occhi e vedo centinaia di persone raccolte fuori dai cancelli della prigione la notte della mia esecuzione. Le vedo agitare i manifesti, bere e rallegrarsi, e sento i loro applausi quando vengo ufficialmente dichiarato morto. Vivo nel braccio della morte del Connecticut da 8 anni e mezzo, in una cella di cemento in colore di 8x10, per 23 ore al giorno, 24 nei fine settimana. Esco per un'ora di ricreazione 5 giorni la settimana. Le uniche altre volte che vado fuori sono per la doccia di 15 minuti, 5 giorni la settimana, e per qualche visita occasionale, mezz'ora, al telefono, attraverso un metro. Tutti i miei pasti li consumo in cella, quando mi vengono portati dentro una scatola di polistirolo 3 volte al giorno. Vivo in una cella singola, quindi vivo solo. E siccome posso parlare solo ai prigionieri delle 2 celle vicine, spesso sento tutto il peso della mia solitudine. Il risultato di questo isolamento quasi assoluto è che dopo un po' uno è costretto a guardarsi in faccia. Non sto parlando del modo superficiale in cui la maggior parte dei reclusi si guarda, ma della ricerca dolorosa e incessante nella propria anima. Molti carcerati, perfino molti di quelli prigionieri del braccio della morte, riescono a mentire a loro stessi con convinzione, a considerarsi brava gente che è vittima innocente di un sistema giudiziario corrotto o di una società menefreghista. Qualche volta è davvero difficile vederci così come veramente siamo, ed è molto più facile prendersela con gli altri per giustificare le nostre azioni. So che è così perché, per anni, anch'io ho fatto esattamente la stessa cosa. In quel periodo ero arrabbiato, molto arrabbiato con tutto e tutti, tranne che con l'unica persona con cui avrei dovuto arrabbiarmi, me stesso. Ci sono voluti anni perché quella collera si placasse e io iniziassi ad accettarmi per come ero e per cosa ero diventato. E ci è voluto ancora più tempo prima che fossi pronto ad assumermi tutta la responsabilità delle mie azioni. 2 cose mi hanno portato a tale trasformazione. Innanzitutto il dottor Fred Berlin, uno psichiatra della clinica per malati di scompensi sessuali dell'ospedale John Hopkins di Baltimora. La sua diagnosi mi ha definito un uomo affetto da parafilia. Pertanto sono stato affidato al Dipartimento di Correzione per imparare a capire il mio male e combatterlo
con la cura che attualmente ricevo. Il Depo-Lupron libera la mia mente dai pensieri di stupro e omicidio che mi affliggono e reprime quegli impulsi incontrollabili che mi hanno portato a commettere tutti quei crimini per cui sono ora nel braccio della morte. Quel mostro è ancora vivo dentro di me, ma la cura lo ha incatenato e relegato nella zona più recondita della mia mente. Anche se riesce ancora a prendersi gioco di me, non può più controllarmi, perché sono io che lo controllo. Sono ridiventato un essere umano. È quasi impossibile riuscire a immaginare quanto la mia vita sia cambiata. Provate a pensare al ritmo di una melodia che vi batte in testa, ancora e ancora, finché non diventate pazzi. Più cercate di liberarvene e più vi risuona in testa con regolarità insopportabile. Adesso invece provate a pensare che al posto di quel fastidioso ma innocuo ritmo voi sentite degli impulsi ignobili, desideri e fantasie di stupro e omicidio di donne innocenti, giorno e notte, senza tregua. Quando siete svegli, ne sono pieni i vostri pensieri, e quando siete addormentati, perseguitano i vostri sogni. Immaginate di tentare di reprimere quegli impulsi di giorno in giorno, di ora in ora, e provate a immaginare il disprezzo e l'odio profondo che crescono contro voi stessi quando non ce la fate a liberarvi. Ebbene, se riuscirete a immaginare tutto questo, allora sarete solo all'inizio per capire ciò che ho vissuto e chi sono diventato. E solo allora comincerete a rendervi conto della ferita lacerante che ha rappresentato per me questa cura. Comunque, la terapia è stata solo una delle cause del mio cambiamento. Mi ha restituito la mia mente, una mente sana e finalmente libera dalle ossessioni del passato. Ha fatto sì che si risvegliasse la mia umanità, qualcosa che credevo di aver perso per sempre. Questo però è stato solo il primo passo e perfino il più facile, perché la cura ha fatto tutto e io non dovevo fare niente. È allora che è iniziata la parte più difficile della mia trasformazione, l'esame di me stesso. Un esame profondo, doloroso e incessante. Dal momento che la mia mente era libera, per la prima volta cominciai a vederci chiaro, a vederci veramente chiaro. Era come se un raggio di luce avesse squarciato la nebbia per illuminare ogni zona d'ombra del mio essere. Cominciai a vedere le cose per quello che erano veramente. E molte delle cose che ho visto mi hanno gettato nell'angoscia. Vidi quanto ero debole e pauroso, quando invece avevo sempre ritenuto di essere forte e impavido. Vidi in che modo avevo permesso al mostro dentro la mia mente di assicurarsi il controllo di tutto me stesso. Vidi ciò che ero diventato. E peggio di tutto questo, vidi per la prima volta il dolore che avevo provocato a così tante persone, un dolore enorme e implacabile.
Dopo che i miei occhi erano stati finalmente aperti, cominciai a provare sentimenti spiacevoli e fastidiosi. Sentii la terribile agonia in cui avevo gettato così tante persone, le mie vittime, le loro famiglie e i loro amici, la mia stessa famiglia. Poi iniziai a sentire anche il peso insopportabile della responsabilità per ciò che avevo fatto e per coloro che avevo ferito. E infine provai un profondo senso di colpa, un intenso, opprimente e penetrante senso di colpa che avvolge la mia anima di nebbie oscure e tormentose, piene di rimorso, di dolore e di odio contro me stesso. Tutto questo mi lascia con un desiderio profondo e quasi spasmodico di chiedere perdono e di ottenere la riconciliazione, cose che in queste circostanze sembrano irraggiungibili. Tuttavia, è proprio per tale senso di riconciliazione che mi struggo senza darmi pace. Riconciliazione con lo spirito delle vittime. Riconciliazione con le famiglie e gli amici delle vittime. E infine, riconciliazione con me stesso e con Dio. Sarà questa la fase finale della mia trasformazione e, senza dubbio, anche la più difficile. Sono davvero fortunato ad avere un amico e una guida per questa parte del mio viaggio. Un uomo mandato davvero da Dio, il Reverendo Monsignor John Gilmartin, che si fa ben 6 ore di macchina per venire a trovarmi una volta al mese. Ho fatto molta strada e sono cambiato molto dal giorno in cui ho messo piede per la prima volta nel braccio della morte, e per la maggior parte l'ho fatta da solo. Sono grato alla Divina Provvidenza per avermi mandato Padre John. Con il suo aiuto e con l'aiuto di Dio conquisterò quella riconciliazione che desidero così tanto e spero completerò la mia trasformazione in un uomo che è degno di perdono e redenzione. Manca ancora molto per arrivare al termine del mio viaggio, ma almeno ora riesco a vedere che c'è una luce alla fine del tunnel. E che luce! Possa Dio darmi sempre la forza, la perseveranza e la fermezza morale per completare il mio viaggio e diventare tutt'uno con quella luce.